Va bene. Proprio in mezzo. È laggiù! Fico. Puoi rallentare? Potrebbero esserci sicari di Eddie. Ma su, ci siamo liberati di quei pagliacci da un bel pezzo! Oh mio Dio! Che schifo! Oh, avessi la mia videocamera. A cosa? Gli spagnoli avranno messo trappole sull'isola per proteggere l'oro. Questa non è opera degli spagnoli. Guarda attentamente gli spuntoni. Mi stai forse prendendo in giro? Questo è del nostro aereo. Aspetta, questo non ha senso. Perché avrebbero piazzato trappole così se l'isola brulica dei loro stessi uomini? Non loro. C'è passato qualcosa qui dopo. Qualcosa o qualcuno? Ma pensi che... Shh. Hai sentito? Sentito cosa? Niente. Assolutamente niente. Siamo osservati. Osservati? Ma sì, di sicuro non c'è niente. Via da qui, prima che incontriamo la cosa che ha rosicchiato questo tizio. Ok. Li vedo. Eccolo lì! Tieni giù la testa! Hanno dei mirini laser! È qui! Ah, nuovo giocattolo! Attenzione! Stanno arrivando! Roman e Navarro non possono essere lontani se hanno lasciato i loro scagnozzi al cancello. Ti ricevo. Voglio la libreria sotto controllo. Non devono raggiungere Sullivan. Sì, signore. Il vecchio lavora nella zona orientale del complesso. Non so perché lo hanno portato. Non ci si può fidare di quel figlio di puttana. Fatemi passare! Nate, questo posto mi dà una brutta sensazione. Lo so, anche a me. Ok, troviamo Sullivan e portiamo il culo lontano da qui. Da quella parte! Eccolo qui! È qui! Eccolo lì! Prendetelo! Mi ha colpito! Fateli passare!
Ok. Ottimo lavoro! Terrò quello finché la porta non sarà aperta e bloccata. Ok, lascialo andare. Piano! Ehi! Hey, ho detto...
detto piano! Accidenti. Com'è? Questa deve essere la biblioteca, di là. Beh, non ci metteremo a ballare davanti alla porta principale. Troviamo un altro passaggio, occhi aperti. Lavorava in questo piccolo bar nelle Filippine. Aveva un sorriso in grado di sciogliere il cuore. Ma ti giuro su Dio, era in grado di ucciderti come di baciarti se non rigavi dritto. Era una cosina non più alta di 1,60 m. La chiamavano la filatrice, perché aveva... Vuoi tacere, vecchio? Ce lo hai già raccontato decine di volte. Oh, lo so. Certo che l'ho fatto. La memoria non è più quella di un tempo. Perché diavolo ci stai mettendo così tanto? Beh, non hai notato che la maggior parte di questi libri sono mezzi marci? È scritto in spagnolo? Sì, ok, ma muoviti, il capo ti sta aspettando. Ehi, lassù! Oh, cavolo. Attenzione! Non fateli passare! È là! Avevo quasi preso. Sparate! È finito. Oh no. Eccolo lì. Arrivano. Attenti. Ok. Non perdetelo di vista! Attenzione! Amico, era ora che arrivassi. Beh,
Hai un bel aspetto per un cadavere. Così hai portato la ragazza, eh? La ragazza? Ehi, se non fosse per lei, ora nessuno ti starebbe salvando. Se questo è un salvataggio. Cosa diavolo significa? Ammettilo, Sally, tutta questa storia è sospetta. Già. Prima spifferi tutto a quei tizi. E poi rispunti miracolosamente vivo. No, aspettate un attimo. Avevo i killer di Roman alle calcagna. Dovevo prendere tempo. Ok, sono stato stupido. Dovevo capire che ci avrebbero seguito. Sally, se per una volta avessi tenuto la bocca chiusa, ora saremmo di ritorno a casa con il tesoro. E tu potevi controllarmi il polso prima di scappare e darmi per morto. Sentite, queste cose non importano. Va bene, allora come spieghi di essere qui vivo e vegeto, eh? Non ci crederete mai. Ah. Ah? Impossibile. Il vecchio Francis ha preso il colpo per te. Già. Yeah. Credevo succedesse solo nei film. Già, beh, fa ancora un male cane, credimi. Ci credo. Comunque, quando hanno visto che ero vivo, ho convinto Roman che non avrebbero trovato il tesoro senza di me. È da allora che cerco di sviarli aspettando la vostra comparsa. Beh, ora dove sono? Beh, stanno seguendo una falsa pista su cui li ho mandati dall'altro lato del monastero. Guarda. Drake aveva capito tutto. Gli spagnoli usavano quel simbolo per indicare i depositi segreti. Il tesoro è nascosto proprio qui, nel monastero. Troviamo il simbolo e troveremo il deposito. Abbiamo tutto quello che ci serve proprio qui. Tutti gli indizi per arrivare al tesoro. Ce la possiamo fare. Va bene. Non penserete di diventare amiconi e scordarvi di nuovo della ragazza, vero? Non pensarci nemmeno, Sally. È un destro che uccide. Lo terrò presente. Dentro questa stanza c'è più di quanto sembri, ne sono sicuro. Queste statue nascondono qualcosa. Ok, no, non ci siamo. Prova a ricontrollare il diario. Oh, un'altra biblioteca. E adesso?
Sai, suona familiare. La torcia capovolta conduce alla terra dei morti. Sembra promettente. Qui, fammi vedere. Sì. Ok. State fermi lì, andrò a dare un'occhiata. Ehi, aspetta, no, non andrai laggiù da solo. Già, ci sono uomini di Roman dappertutto. Infatti, e una persona sola è molto più silenziosa di tre. Dai, starò bene. E voi qui sarete al sicuro. Non sanno nemmeno di questa stanza. Ok, porta questa con te e lasciala sul canale 13. Loro non lo usano. E tienici informati. Va bene, d'accordo. Richiudi questa cosa. Sì. Nate. Sì, prudente. Dai, lo sono sempre, no? Ah, questo non l'avevo visto! Ok, la terra dei morti. Ci siamo.